Allora, com'è andata? È successo tutto? Sì, e sono disperata. Ma come disperata? Ma te lo sei fatto o no? Sì, sì che me lo sono fatto. E ora sono in crisi nera. Perché? È andata forse male? O è impotente? Ma ti ha fatto sentire una sfigata? No, mi ha fatto sentire una regina, instancabile, altro che impotente. E in più, ci sa anche fare. La tragedia è che sei innamorato di me. Innamorato, capisci? Vuole che divorzi da Emanuele e che vada a vivere con lui? No, sono la donna più sfortunata del mondo. No, sei la donna più cogliona del mondo. Ma come? Riesci ad avere una storia con uno skipper che sembra quello di uno spot, che fa l'amore come un dio e ti vuole pure sposare. Tu fai la preziosa per tenerti una larva di marito con la spavalderia di un lombrico? Ma sai quante probabilità ha una donna di trovare il grande amore dopo i 35 anni? Tante quante quelle di morire per il crollo spontaneo di un campanile in un centro storico europeo. L'hanno detto alla CNN e l'ho sentito con le mie orecchie, sì, più o meno è quello che mi dice anche mia madre, ma come faccio a lasciare Emanuele? È vero che è un po' passivone, ma sono sicura che è colpa mia che non riesco a stimolarlo, anzi, in questi 10 anni l'ho solo inibito e castrato, come quella volta che stava per comprare la casa ipotecata. Dovevo lasciarlo fare, permettergli di confrontarsi con le sue responsabilità, sì. Ma se avreste perso 300 milioni, o meglio, 300.000 euro. Dovevo lasciarlo fare, ti dico. Così ho ostacolato la sua crescita. E poi mi dici cosa ho fatto per impedire che si riducesse quello che è, eh? Niente, tesoro mio, niente. Assolutamente niente. Ho sempre lasciato che passasse le domeniche stravaccato davanti al calcio della TV, senza mai proporgli un'alternativa valida. A parte che dalla TV non lo scuoti neanche con la dinamite. Pensi che sarà facile trovare le alternative? È allergico al sole, ai pollini, al pelo d'animale, ha paura di guidare e soffre il mal d'auto se guida un altro, ha il terrore di andare in bicicletta e di sciare, è claustrofobico, il che vuol dire niente cinema, aerei e ascensori, detesta la montagna e la campagna e soprattutto soffre di mal di mare. Tu sei stata una velista olimpionica e ora hai trovato uno skipper innamorato di te. Capisci che pazza sei? Beh, se è per questo ci sarebbe anche il fatto che non è riuscito a fare carriera, guadagna un quarto di quello che prendo io ed è avaro anche con i miei soldi, ma lasciarlo mi sentirei un verme. Ti sentirei un po' meno santa e sarà la tua grande fortuna, mia cara. Diventeresti normale, capisci? Con desideri normali. Smetteresti di essere un robot perfetto e diventeresti un essere umano. Per quanti secoli ancora noi donne dobbiamo pagare il privilegio di essere anche figlie di maschio? Capisci quanto ci ossessiona questo fantasma a cui sacrifichiamo le nostre vite per dimostrargli di essere degne di tanto manico? Possiamo essere intelligenti, sensibili, artiste finché vuoi, ma al momento giusto diventiamo cretine per il terrore che lui ci possa amare di meno. Siamo capaci di insegnargli a vedere la nostra cellulite pur di sentirci notate, di innamorarci di un gay per avere la prova che papà possa preferirci ai nostri fratelli. E non è finita. Arriviamo a rubare i ragazzini alle nostre figlie per sentirci ancora degne del piseglio. E a rovinare un figlio per il terrore di sbagliare a educarlo. Capisci quanti danni per colpa di un maschio che ci ha fatte per metterci sotto scopa? E noi giù a cercarlo, questo eterno padre, anche a costo di cambiare religione tutti gli anni. Allora,
Allora ti decidi a lasciare Emanuele a fuggire con lo skipper dei tuoi sogni? Tu parli come un uomo e io continuo a pensare come una donna. Ho deciso. Rimango con Emanuele. Non sono sicura di averle provate tutte. E poi, che ti devo dire? Riesco a sopportare meglio una rinuncia che una sconfitta.